correzione. The Russian Prime Minister, thank you for quote your concern about the sufferings for coming to our Republic of Mauritius. My question is about the situation. Io vorrei ripetere la dottrina della Chiesa in questo, no? Le organizzazioni internazionali, quando noi le riconosciamo e diamo loro la capacità di giudicare internazionalmente, pensiamo al Tribunale Internazionale dell'Aia, per esempio, e tante altre, o le Nazioni Unite, questo. Quando loro parlano, se siamo un'umanità dobbiamo ubbidire. È vero che non sempre le cose che sembrano giuste per tutta l'umanità saranno giuste alle nostre tasche, ma si deve obbedire le istituzioni internazionali. Per questo è stata creata le Nazioni Unite, è stato creato il Tribunale Internazionale, e perché quando c'è qualche lotta interna o fra i paesi, ci si vada lì per risolvere come fratelli, come civilizzati, no? Mi dicono che c'è una tempesta, una tormenta. Aspettiamo un pochettino, io mi accomodo un po' perché non vorrei tagliarle. E che voi pensate che questa è una stratagemma per andare. Che non sarà più forte di questo adesso. Possiamo continuare? Abbiamo parlato un'ora, facciamo alcuni minuti in più, eh? Poi fare il pranzo tranquilli. Ho riuscito di essere sotto attacco di un settore della Chiesa americana. Ovviamente ci sono forti critiche da alcuni vescovi. Della dittatura del siglo passato, per esempio. Eh? È una grande dittatura che se... Noi non dobbiamo essere trionfalisti in queste cose. Il trionfo è la pace. Noi non abbiamo diritto a essere trionfalisti, perché la pace ancora è fragile nel tuo paese, come nel mondo, sai, è fragile. E la si deve trattare come si trattano le cose appena nate, come i bambini, no? Con molta, molta tenerezza, con molta delicatezza, con molto perdono, con molta pazienza, per farla crescere e che sia robusta, ma è il trionfo del paese. Esta oportunidade di parlare in nome dos colegas da imprensa di Moçambique, reuniu também com os presidentes dos dois partidos que têm assento no parlamento. Ho due domande, una la privilegiata e una su un tema del viaggio. Se vuole fo io, non c'è problema. Allora, prima di tutto... Ma prima di tutto ci andrò in Spagna, spero, si vivo, ma la priorità dei viaggi in Europa è i paesi piccoli. Questa è la priorità. Poi i più grandi. Il signor Giulio Mangiate, di Noticias del Mozambico. Grazie. Allora, grazie tante a voi del vostro lavoro. Io vi sono riconoscente di tutto quello che voi fate. Pregate per me, io lo faccio per voi. Buon pranzo!